gameplay di questa rubrica, gameplay a caso. Oggi abbiamo l'espansione di GTA 4, sarebbe GTA 4 The Lost and Damned. Andiamo a prendere il cellulare e a rigiocare una missione nella quale sono stato seccato da Paiura. Quindi partiamo con questo... con questa missione nella quale venite inseguiti da dei poliziotti in una zona industriale e dovrete farli secchi tutti, veramente proprio. Dunque, cosa dire di questo gioco che il titolo è... A parte... Ma quelli sono i miei amici. Sto sparando ai miei amici. Daniele, sei veramente pessimo. Vediamo se riusciamo a ucciderli. Il sistema di copertura è lo stesso di GTA 4, ovviamente, non è che la Rockstar sta a perdere tempo a fare un sistema di copertura nuovo. Allora, cosa dire in questo gioco che non sia stato già detto? Niente, il gioco è impersonerete ad arma. Non riesco a beccarli, ragazzi, devo uscire un attimo allo scoperto. Stavo dicendo, il gioco racconta delle vicissitudini di questo membro della banda dei Lost che si chiama Johnny. C'era uno che mi sparava da un metro, sembra una pallottola spuntata, non riesco a beccarne uno. Ma guarda che roba, ti affanno, muori! Ma fate più! Allora, stavamo dicendo, ragazzi, questo è un gioco da avere, secondo me, a tutti i costi, perché già, essendo soltanto i primi minuti di gioco, il titolo mi sta già divertendo un sacco. L'ho acquistato in un 3x2 con Rayman Origins e Top Spin 4, uno per Xbox 360, l'altro per PlayStation 3. È un gioco da avere, secondo me, molto divertente. Intanto vediamo se riesco a uscire vivo da questa intricata situazione. Quello cui sto sparando probabilmente era Robocop, non moriva. Ma dai! Guarda che roba! Non voglio non sapere di morire. Ho fatto saltare da paura. Allora, cosa dire di questo gioco? Nel 3x2 che ho preso il titolo non nella Complete Edition, quindi non c'è GTA 4 perché ce l'avevo già, l'avevo finito, poi l'avevo dato via, e perché poi doveva installarlo, quindi vi occupava un sacco di memoria su disco, quindi GTA 4, ma dai, non riesco a parlare, c'è un volume troppo alto, porca puttana, scusate ragazzi. Stavo dicendo, il titolo non l'ho preso nella Complete Edition perché sostanzialmente GTA 4 l'avevo già finito, dunque dopo non riesco a ucciderli tutti, fanculo di cuore, sempre professori quelli della Rockstar nel mettere sempre poche parolacce all'interno dei loro giochi. Vabbè, sono giochi per adulti ovviamente. Niente, non vogliono morire in questa missione maledetta. Non ne busta per demurir. Aiuto! E ma coprirci ancora un po'. Stavamo dicendo, ragazzi, che caso fottutamente chiuso. Ne è rimasto uno, vediamo se riesce. No, due. Tre. Ma quanti... Ragazzi, scusate, cosa un po' concitata di questa missione del cazzo. Stavamo dicendo che ma basta! Non ne muore uno? Sparo, non muore nessuno. Ok, dovremmo quasi esserci. Ragazzi, stavo dicendo che non l'ho preso nella Complete Edition questo gioco perché, insomma, la ballata di Gay Tony e questo The Lost and Damned non li avevo ancora giocati, quindi ho deciso di acquistarlo. La ballata di Gay Tony, per chi non lo sapesse, è l'altra espansione di GTA 4 che devo ancora iniziare, perché questo The Lost and Damned l'ho iniziato da pochissimo. Quindi non avevo giochi da giocare in questa estate afosa di merda. Poi tra qualche giorno parto per le vacanze, quindi volevo solo dei giochi un po' così da poter giocare. Ricordo a tutti che ritornerò col video il fine settimana sul mio primo canale, video nel quale farò vedere tutti i miei giochi per PlayStation 3, o forse proprio tutti i miei videogiochi. Farò un video nel quale vi farò vedere tutti i miei videogiochi. Nel frattempo, magari, se riesco, ma vaffanculo cretino, ma mori, che sono già abbastanza stufo, eh? Allora, salta su se stesso. Oh, no. Non siamo le checche che credevate.
Mauri, cretino. Ok, li abbiamo seccati tutti, siamo stati fortunati. Johnny, pensavo che quei tizi ci avrebbero messo a sparare merda per l'eternità. Bene, ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo a recuperare la mia moto, che non so dove cazzo l'abbia messa. Ma datemi la moto, Dio fa, dov'è la mia moto? Fate fur. Allontanati dalla zona, adesso arriveranno altri poliziotti. Questa missione è la prima volta che la sto facendo, ricordiamo che anche se siete in moto avete la possibilità di selezionare la radio. Colonna sonora sempre fantastica per ogni GTA, c'era anche qualche canzone famosa, sono tutte abbastanza famose, c'è anche tipo Radio Vice City, se non sbaglio. Ecco qua, vi ha fatto salvare, vedete, dice che praticamente dovete sovrascrivere salvataggio. Bene, questo era GTA The Lost and Damned, ci sarebbero ore di gameplay da fare su un gioco del genere, ma io finisco qua. Questo era un altro dei gameplay abbastanza veloci che volevo farvi vedere. Questo è The Lost and Damned per PlayStation 3. Ricordo a tutti che l'ho acquistato appunto nell'edizione di, diciamo, non è indispensabile avere GTA 4 per giocare, perché ho acquistato il CD nel quale c'è anche la ballata di Gay Tony, quindi andate a selezionare uno dei due giochi. Scusate se stavo per vomitare, ma ho appena finito di mangiare, sto ancora digerendo, ragazzi. Comunque, ci ritroviamo poi fine settimana, farò appunto il video della settimana che sarà i miei videogiochi, credo farò vedere tutti i videogiochi che posseggo per Wii, Xbox 360 e PlayStation 3. Dunque vi rimando a giovedì e venerdì, appena riuscirò a caricare questo video in collaborazione con tutti gli altri. Ho fatto questo video, tutti gli altri cretini che vengono a trovarmi sempre nei miei video. Ricordo a tutti che presto, dato un salto assurdo, ricordiamo che potete anche rubare sempre le auto, possiamo bucare una gomma. Fatto molto bene GTA 4, ragazzi, un super gioco. Siamo in attesa di questo di GTA 5. Io nel frattempo mi faccio questi due titoli che non ho giocato, che non avevo terminato. Dunque, avete sempre la possibilità di sparare da una macchina, avete l'opportunità di rubare qualunque veicolo ovviamente nella mappa di gioco. Il titolo ha la stessa mappa di GTA 4, quindi ragazzi, quello che c'era da dire di base di questo The Lost and Damned l'ho detto. Prevedibile la storia del titolo, soltanto questo, cioè come viene raccontata alla fine si capirà benissimo, nonostante io non l'abbia mai giocata, che è qua Billy, se non sbaglio si chiama Billy, scusate, non voglio fare questa Johnny, scusate, ecco, ho già fatto una figuraccia, Johnny qua, Johnny Billy, Billy il succo di frutta, no, sto scherzando, ragazzi, Johnny vada a fare, ma fate furti detta macchina, guarda che roba, non riesco a mirare questo in macchina, vorrei ucciderlo. Niente, non mira, mira lo spazzino laggiù, ce l'ha con lo spazzino, allora andiamo a ammazzare lo spazzino. Allora, le strade ho detto che vanno tenute pulite, eh? Scusi, pure lei. No. Ragazzi, questa era veramente una roba pessima che ho fatto, non si uccidono le persone. Ragazzi, ci fermiamo qua, questo era The Lost and Damned per PlayStation 3. Stavo dicendo, il finale è abbastanza scontato, alla fine penso che lui si ribelli contro quello che esce di galera, ma non lo so, magari potrebbe esserci qualche colpo di scena, e sappiamo che Rockstar è maestra in queste cose. Questo qua è andato dritto così, ma come ti permetti di affa? Guarda che roba! Scappa col furgone? Fate il fur, cretina! Ma vaffanculo! Non riesco a beccare. Niente. Scappato via. Ma vieni qua, bastardo di merda, che sono già abbastanza stufo, Mi è scappato, ragazzi. Volendo posso inseguirlo e ucciderlo, ma lascio perdere. Chi è sto ciccione qua che esce? Ragazzi, questa era GTA The Lost and Damned, ho già perso troppo tempo. Secondo gameplay della mia rubrica gameplay a caso. Ci ritroviamo presto, sempre qua, in Dan84, Lu84, anche poi sul mio secondo canale. Però prima di andare in ferie ci ritroveremo qua questo fine settimana, giovedì o venerdì dovrei riuscire a caricare il nuovo video. Ciao ragazzi!